Arrivo, arrivo. Allora, vediamo, scusate, mi stavo riscaldando. Vediamo chi c'è in linea intanto in questa bonus track per pochi intimi. Vi faccio vedere cosa vuol dire 360. Atleta, gli atleti che siete voi, 360 vuol dire mentalità aperta. Un modo di fare ciclismo per i giovani, amatori per i giovani. Ciao Nicola. Ciao a tutti, diciamo in questa preview, prima che arrivino tutti perché sono là che smaniano per fare la gara, ma un atleta deve essere un atleta completo. Quindi vi faccio vedere un po' in questa anticipazione, così, tra pochi amici, un po' di cose, siccome mi hanno chiesto cosa fai e quant'altro. Io nasco dalla BMX, sono istruttore di mountain bike, ho fatto il professionista di ciclismo su strada e per allenarmi su strada ho usato la mountain bike tutta la vita. Quella dietro è una bici da pista con la quale ho fatto numerosi 6 giorni e direi che mi diletto col ciclocross. Va bene un po' come concetto di 360, non sono un fenomeno, sono come voi un grandissimo innamorato della bici. Ciao Marco. Allora, tanti mi hanno chiesto un po' di esercizi. Quelli che vi farò vedere adesso sono un po' di esercizi che si possono fare. Fate finta che questo sia il vostro garage. Tutti a casa hanno una balance board, vero? Non provate. Intanto ci sono dei bikers. Ciao da MTB Altamura, ci sono tanti bikers. Vi faccio vedere un po' di esercizi che si possono fare. Prima di partire, intanto partiamo comunque alle 6, tranquilli, non prendete paura. Allora, questo qui è un giochino che ultimamente mi trovo molto bene. Si può prendere questa qui, vediamo se mi vedete, questa è una balance board. So che state pensando di farla a casa, non parlatemi, lo so che c'è Nino Schurt che ha lo strumento, ma qua è più figo, ok? Allora, mi metto così, vedete, vado a ricercare il mio equilibrio. E un po' alla volta non fate questo, ma fatevi tenere un po' dai vostri amici davanti, perché all'inizio magari sarete così, ok? Poi quando diventate bravi potete iniziare a simulare l'instabilità. Io ad esempio simulo quello che vado a fare quando vado in mountain bike in discesa sulle rocce e un po' alla volta con calma, ok? Questo è un esercizio evoluto, non andate a farvi male, fatevi tenere prima. Vado a fare questo e poi quando uno diventa bravo bravo, come diventerete voi, inizia anche a fare questi stimoli, ok? E andiamo proprio a cercare la propria eccezione, andiamo proprio a cercare tutti quegli stimoli di equilibrio muscolare che servono in discesa in mountain bike. Poi, quando diventerete bravi, bravissimi, bikers all'ascolto, ok? Vedete? Andiamo a prendere il manubrio di mountain bike, ok? Lo so che state dicendo, là in fondo non vedo i commenti, per cui ciao a tutti, Andiamo a prendere un manubrio. Allora, per semplicità vi faccio vedere questo, però io ho fatto anche abbiamo fatto anche l'esercizio mettendo le kettlebell con l'elastico di fianco in modo da simulare cosa succede in una discesa e andiamo a simulare proprio. Teniamo con le gambe e andiamo proprio a simulare questo esercizio che tutti i muscoli che noi usiamo in discesa, mountain bike, controllo, entro in curva, salto, hop, mani hop, giro, 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 giro. Ok, all'inizio non avrete questa dimestichezza, ma un po' alla volta diventerà facile. Andiamo a vedere un po' di esercizi che si possono fare con la bici. Questo lo teniamo qua che serve per una cosetta. La 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 la. Dopo guardo tutti i commenti perché da in fondo lì non riesco a vederli, Allora, vediamo cosa si può fare.
ciao amici. Ricordatevi, se siete dei ciclisti su strada, pump track BMX per i bambini, pump track BMX, tutti quegli esercizi. Se siete dei ciclisti su strada che avete fatto solo strada, è ora che aprite la mente e iniziate a fare le altre discipline, ok? Bene. Stesso equilibrio, possiamo prenderlo con mountain bike, se siete in garage, puntate un punto davanti a voi, fisso, anche in questo caso guardo, un bel respiro, uso tutto, sistema ottico, vestibolare, guardo, uso un po' la forza della gamba, mi metto qua così, in questo caso io ho un appoggio. All'inizio, se volete prendere l'equilibrio, li appoggiate sul muro bianco che gli avete appena dato il colore, ok? Scherzo. Vi mettete così, spingete con la gamba, un bel respiro, punto davanti a me. È molto importante, magari anche se avete una persona che vi aiuta, che vi tenga davanti, in modo da darvi fiducia. E un po' alla volta iniziate in questo esercizio di tecnica. Ok? Adesso scivolo perché non voglio fare danni sul mio smart trainer. Andiamo indietro e un po' alla volta potete iniziare ad appoggiati a fare questo. Aspetta che scivolo sul tappeto, scusate un attimo, tu via, iniziamo a fare questo, potete alzarvi, vi sedete, cambiamo gamba e anche qui un'altra cosa, ok? Poi quando diventerete bravi, aspetta che mi porto un po' indietro, iniziare a fare questo, e dopo quelli più bravi stanno anche senza mani, non so come fanno, ok? Molto bene, sempre a questa posizione, in garage, metto dei ciliegini per terra e posso fare dei saltelli sul posto. Prima con la volta davanti, guardo, mi coordino, respiro, e via. Poi con la volta dietro, fino a riuscire a fare tutto. Un po' alla volta. Guardatevi un tutorial perché è troppo lunga, ve lo faccio vedere e basta. Vado su. Prima uno. Di esercizi che si possono fare, quindi anche se siete ciclisti da strada aprite la mente. E uno dice sì, lo so, è facile far tutta sta roba, e non è facile, viene dopo tanti anni di esperienza. Però quello che voglio dirvi, nel mio canale
È pieno zeppo di tutorial che spiega dalla A alla Z come arrivare a fare queste cose. Ok? Soprattutto i ragazzini e quant'altro. Se siete genitori, ciclisti amatori, magari fate, quando tutto sarà come prima, una mezz'oretta, un'oretta in meno e portate i vostri figli nella pump track, piste del BMX e tutte queste piste che stanno nascendo. Tutte queste cose qua, se andate nel mio canale YouTube o se andate nella pagina Facebook, vedete video, sono tutti in ordine e c'è da come alzare la ruota, dalla posizione delle braccia alla posizione dello sguardo, a tutto quanto, ok? Per cui trovate tutto in ordine quello che si può fare. Andate a guardarlo perché 360 vuol dire ciclismo, arte di andare bene in bici, si può fare con passione, con sorriso, con umiltà. Ok, sia che uno sia amatore, professionista, giovanissimi, è una cosa che funziona molto bene. Quindi andate nel canale, che ore sono? Mancano 10 minuti. E così posso rispondere alle vostre domande. Un attimo che mi metto le scarpette da ballerina e arrivo subito, eh? Allora, provate a dire tutti insieme BMX. Ok, allora. Molto bene, mi metto le scarpine. Adesso vediamo, leggo tutti i commenti. Se vi siete dimenticati gel e zuccheri, andate a prenderli, perché oggi facciamo tipo gara. Se è la prima volta che siete qui, tranquilli, tenete il 30% in meno di quello che vi dico se siete alle prime armi. Attenzione oggi, chi ha la spin bike, perché andremo ad alta cadenza, usate immediatamente il freno nei cambi di ritmo, eh? Allora ci siamo, l'acqua l'avete presa, l'asciugamano c'è. Pronti? Questo qua è il momento più duro. Quando quando stringi le scarpe e senti le tempie che si gonfiano, vuol dire che l'addominale è ancora da lavorare un po', eh? Molto bene, acqua ce n'è. Allenamento che andrà sui 50-60 grammi di carboidrati all'ora. Io sto ancora fermo, come promesso. Allora, ciao Giacomo, ciao Elena Toppa, la nostra top influencer. Ciao Elena, grazie mille anche per il bell'articolo che hai fatto sul tuo blog, Ride Like a Girl Project. Ciao Cristian, sei là col Panta? Dove siete? In garage? Bravi. Allora, so che siete già 20 minuti che vi riscaldate, ma io tengo fede a quanto detto, quindi monto in bici tra 5 minuti. Allora, l'orologio là dietro, se vedete, è al contrario se uno lo guarda, ok? Perché secondo voi? Uno ieri ha detto: hai visto che fa diretta alle 5, alle 7 invece che alle 5? Punto 1, come faccio a rispondere in differita in diretta? Punto 2, le immagini sono speculari, difatti se vedete questa, la leggete al contrario, ok? Ma se vedete questa, è dritta. Qual è il mistero? Se vedete questo, è dritto. Qual è il mistero? Voi pensate che io ho tutta la roba stampata al contrario per farla vedere dritta a voi, per cui la fatica è tutto quanto. Solo uno che è fuso di testa può riuscire a ragionare con la roba scritta al contrario, ok? Per cui, come diceva DJ Cristiano, la pazzia, l'orgasmo mentale più bello che ci sia. Aida, disco, teatro d'Italia. No, mi piace di più quella di Freud, che dice che il pazzo è un sognatore sveglio, quindi siamo già quasi a mille sognatori svegli, perché dovete essere pazzi, abbastanza pazzi, per fare quello che facciamo oggi, tipo gara. Ok, allora, ciao Nicola, siamo già in mille intanto. Ciao Gesualdo, ciao Michele. Allora, un saluto a Letizia e Antonio Di Belelli, bravissimi. Saluti da BMX Lupa Totina, attenzione che oggi facciamo tre giri in pista, eh? Attenzione.
che oggi facciamo giri in pista. Intanto un grandito ritorno, torna dopo dopo Tenerife 2016, torna tra noi Michele Bertoldo, un caro abbraccio. Ciao Valeria, la Iena, mamma mia. Allora, o la Iena Valeria, la Iena Valeria. Bellissimo, sarà un nickname di sicuro, però bello. Tiziano, ciao, ciao Luigi, ciao Giorgio. Il prossimo che mi chiama Giorgio, non perché Giorgio mi stia antipatico, anzi mio papà si chiama Giorgio, tra l'altro, e ha iniziato a correre prima. BMX Besnati, pronti anche voi che facciamo tre giri di pista stasera, vedrete che roba. Bruno, ciao, ciao. Quindi se avete domande, anzi che domande avete, fatemele. Abbiamo 5 minuti per rispondere alle vostre domande. Oggi mi porti alla balaustra Andrea Ferrigato, vincitore di Leeds, secondo Coppa del Mondo, il suo anno migliore il 1996, anno il quale Andrea Ferrigato si piazzò secondo nella Coppa del Mondo, dietro solo al grande Johan Museu. Andrea Ferrigato tra noi, Stefano Checchin, gregario di Pantani tra di noi, Fabio Morato, grande, grande motocross, bikers, downhill. Poi abbiamo Alessandro Muraro, Cantine Enomas, il mio fornitore ufficiale di queste serate quando andiamo in overload tra moglie, o ci diamo una testata o beviamo una bollicina, e allora beviamo una bollicina. Andrea Ienna, ciao Oscar, ciao BMX, campioni con le toppe. Certo, ieri una bambina è caduta, mi fa Angelo, guarda, mi sono fatta male, e io ho detto, sai che per noi ciclisti quelle sono trofei. Allora, sono le 55. Vediamo qua se mi va bene il software, colleghiamo il software allo smart trainer. Anche qui, che smart trainer mi consigli, Angelo? Se siete tecnologici, mettete uno smart trainer. Se non siete tecnologici, prendete una cosa semplice. Vale a dire che se uno ha poco tempo e non ha pazienza di star là a sistemare le cose, è meglio prendere la cosa più semplice. Ciao Edo da Ponte di Legno, che bei tempi quelli di The Coach con Bike Channel. Ciao a Ponte di Legno, bellissima zona. Oh, ti! È vero, per chi non fosse, chi lo sapesse, qua in Veneto Angelo Furlan è un nome d'arte, perché fino a un paio d'anni fa mi chiamavano Ciò ti! Oh! Ma parca retto che io, ah, serve niente a sastare. Ok, allora, andiamo qua. Sapete in Veneto tu guardi e dici, vai, quanti skate costa? Quanti skate costa? No, è gratis. Ah, beh, ora. Ok, allora, vediamo qua. Grazie mille a Claudio Licheri, come sempre, scintilla e mente di questa iniziativa. Allenamento libero, facciamo partire la modalità IT for Cycling. Vediamo qua se parte. Matteo, vediamo se parte, parti, 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 parti. Sì, start, così registriamo tutto. E dopo, ovviamente, come sempre, non condividerò la mia traccia, perché se no con cosa lavoro? Se uno si scarica la traccia, poi si fa la tabella, Allora, oggi ventagli, faremo di tutto, entriamo in pista, poi usciamo. Ciao Andrea Zanconato, ciao Mauro, ciao, 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 si fa molta fatica questa sera. Abbiamo lavorato con lo schema classico, per lavorare bene nell'ipercompensazione questa settimana. Se siete venuti dietro a tutti quanti gli allenamenti, siamo andati a fare 3 giorni di carico, mezzo carico, un giorno di scarico, e facciamo ancora 2 giorni di carico e domani scarico. Mi raccomando, se avete seguito il programma, non inventatevi domani di fare altre cose, se no vi finite. Potete fare tranquillo, non, dico sui rulli intendo, non fate ancora intensità, perché l'abbiamo fatta per 5 giorni su 7 con i dovuti carichi e scarichi e 2 giorni diciamo di scarico, ok? Pronti in griglia? Ok, ci siamo, 57 minuti. Chi sono io? Non uso nessuno, Daniele delle due cose, ma ho agganciato la piattaforma di Fausto Fabioni, che si chiama Cycling Test, che è fenomenale perché attacca tutto e ti permette di qualsiasi smart trainer e ti permette di fare delle micro regolazioni. Quindi non sto usando nessun software di quelli che tu mi hai menzionato. Tacca il turbo, lo so che siete lì pronti. Cosa facciamo oggi? Un primo riscaldamento, belli brillanti, in pianura, in cui vi dico di andare su un po' piano alla volta. Dovete riuscire ad arrivare alla vostra soglia. Un po' di pausa, poi ancora una menata in salita. Poi andiamo giù verso Creazzo ed entriamo in pista di BMX e facciamo 3 giri. Questa è nuova, eh? Avete abbastanza la mentalità aperta per farlo? Io penso di sì. Poi andiamo e via, pam, botte da orbi fino alla fine. Pronti? Se avete mangiato, spero 1 ora e mezza fa, non più tardi, perché sennò vomitate tutto tra mezz'ora, ok? Quindi
Apporto glucidico a posto, pronti per questa ora. Andiamo con 5 minuti, ciao alla Sicilia. E ora benvenuto, e ora mi è venuto fuori il vento. E ora ciao a tutti, mi mega dito di fare una lezione completamente indietro. Ma non posso mia farla, se no taglio fuori a tutti. E mai gatti qua, ho visto, si sente che ho l'accento veneto delle volte. Ciao Luna, ciao, saluta mia mamma, sai. Allora ciao Romy. Tommy, mi raccomando, lascia la mamma pedalare e Luna tu fai il tifo, ok? Tommy, lascia la mamma che faccia la spin bike, eh? Ciao Romy, mi raccomando. Ciao Luna e Tommy, i miei due bambini. E grazie per tutta la pazienza che state portando in questi giorni, la famiglia al primo posto, ok? Quindi è merito loro se sono qui a pedalare con voi. Grazie a tutta la mia famiglia, ok? E grazie alla famiglia di 1400 persone pronti a scatenare l'inferno, pronti a scaldarsi. Andiamo. 5 minuti, una cadenza libera. Ciao dalla Liguria, ciao Alessandro Bonfanti. Un giro in cantina a casa mia, Denis. Certo, prendiamo l'invito, fregato. Ciao a tutta la Sardegna, sempre molto molto presente. Sardegna, Sicilia e tutta Italia, anche da fuori d'Italia. Con calma, seguite, come si dice a yoga, come dice la mia insegnante, collaboratrice Gabriella, seguite un vostro rituale e siamo in 1400 cuori che battono. Partiamo piano, perché poi sono solo 4 minuti tranquilli e oggi andiamo in gara. Chi sono io? Uno di voi. Sono uno di voi. Non sono quello che distacca. Non sono quello che stacca tutti, non sono quello che ti parla delle sue vittorie, sono quello che ti parla delle volte che è caduto, che ha vinto. Sono quello che quando partono pronti via e gli altri ti lasciano per strada, ti guarda in faccia e fai: cosa facciamo? Andiamo? Andiamo. Ok? Ti porto all'arrivo. Quante analogie al ciclismo con la vita. Fausto, metterei volentieri Def Leppard, ma sai che non si può per una questione di diritti, se no ci bloccano la diretta. Sto usando tutte le musiche che trovate nel database di Facebook, quelle che si possono pubblicare. E come ho detto, meglio per voi forse, perché chi mi segue in indoor sa che ogni tanto mi parte la vena metallara, eh. Mi piace proprio darci dentro di brutto. Allora, cosa volevo dire? Siete pronti? Io penso di sì. Avete fatto una scelta? Potevate scegliere se dire: porca vacca, sono cambiate tutte. Quante volte sono cambiate le mie circostanze? Quante volte arrivavo la domenica e pensavo: non è andato bene questo, non è andato bene quello? Quante volte la settimana è andata come volevi? A un certo punto della carriera mi sono detto: quasi mai. E allora una decisione mi ha cambiato la vita agonistica, un cambiamento mentale, di dire: ma Angelo, ma quante volte la settimana va come vuoi? Quante volte sei arrivato a fare quello che volevi in settimana? Quasi mai. E allora ho detto: posso scegliere se vivere di alibi e dire: avevo male questo, avevo male quell'altro, porca vacca ho bucato, scivola, la bici non va, caspita non sono riuscito a fare la distanza, non ho fatto i mille che volevo, oppure avevo un'altra scelta. Indipendentemente da come era andata la settimana, indipendentemente da quello che era successo, indipendentemente dalle circostanze che erano cambiate, ogni volta che metto sul numero, come adesso, con 1500 persone ai blocchi di partenza, ogni volta che mettevo sul numero, nonostante la settimana fosse andata come volevo, nonostante le circostanze fossero cambiate, nonostante 1500 persone fossero pronte sui blocchi di partenza, ogni volta che metto sul numero, dico: non me ne frega niente se le circostanze sono cambiate. Non mi interessa niente se le cose non sono andate come volevo. Quello che mi interessa è
che quando metto su il numero, io mi metto le strisce e mi preparo alla battaglia, quello che farai tu oggi. Secondi. Non ti obbliga nessuno a farlo. E perché sei qui? Perché ti fa stare bene. Ok? Perché sei qui? Perché ti fa stare bene. E allora prepariamoci. 7 minuti e mezzo di pianura, segui un tuo rituale dalla zona 3, andiamo fino a crescere. Most patriotic event in NASCAR, in the name of God and country, driver, start your all'85%. Con calma, senza fretta, in progressione fai salire il battito cardiaco. Quando sei pronto, sei pronta, metti un rapporto più duro. 7 su 10. Fino all'85%, tieni zona 3, 6,5 su 10 lo sforzo, ciao Leonardo, 3, 2, 1, su, 5, 3, 2, mi siedo. Minuti ancora. Gira.
compostezza, non ondeggiare, fermi. Fermi con le spalle, usa il corpo. Andiamo ragazzi. Se qualcuno fa fatica a salire il battito, non importa. Chi ha la muscolatura come la mia farà fatica per salire il battito all'inizio. Non dovete essere a tutta. Prendiamo un po' di margine. Lo usiamo negli ultimi due minuti. Pronti a rilanciare l'andatura. Pronti a salire. Su. Andiamo. Rilancia. 5, 4, 3, 2, giù. Un minuto e 50, relax. Millecinquecento cuori italiani. Grazie. Sa. Andiamo. 10, arriva a pizzicare la soglia adesso, 8 su 10 la fatica, aumenta, un minuto, veloce, un minuto e gli diamo una randellata in salita adesso, eh? Abbiamo 3 minuti e mezzo da fare in salita adesso, completamente in soglia, inizia a bere. Un pochino di sali oggi, delle malto o qualcosa di zuccherato, iniziate a piccoli sorsi fin da subito, eh? Non dimenticatevi l'apporto glucidico, se no andate in crisi, perché oggi fibre bianche, glucidi, ATP, la fase glicolitica e la fase dell'ATP la usiamo molto, ok? Minuti e mezzo di salita, metti il rapporto da salita, 85 pedalate, salita da 3 minuti e mezzo da fare quasi a tutta, molto facile, pronti subito in piedi, hop, 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 3, 2, 1, su, hop. Supera, aumenta, aumenta, hop, vai in soglia, 92%, hop, hop, mi siedo, zona 4, soglia, due minuti e relax, aumenta, hop, hop, hop,
pronti ad elevarci 1500 italiani, pronti a reagire, pronti in piedi, 2, 1, so! Giù. 90 secondi. 80 secondi e relax. Aumenta. Sei tu che arrivi in cima, sei tu la miglior parte di te stesso o di te stessa, sei tu che ti fuori gli attributi, sei tu il protagonista, sai che ti porto all'arrivo, dammi l'onore di portarti all'arrivo. La ruota che ti porto all'arrivo, domani si vince. Pronti? 30 secondi. So. Un rapporto più duro. Adesso vi ho detto, cambiamo il modo di far ciclismo, cambiamo le vostre conoscenze. Ciao, ciao, ciao Mauro, ciao che sta pedalando con noi. Allora, miglioriamo le nostre conoscenze. Scendendo da questa discesa che stiamo scendendo, guarda te, siamo capitati a Creazzo. E vuoi che non entriamo in pista di BMX a far tre giri? Dopo quello che andremo a fare adesso, vi rendete conto che il BMX è un qualcosa di veramente importante. Cosa andiamo a fare? Tre giri di pista di BMX. Ma in gara si va sempre a tutta, dipende Simone. Se non sai correre, sì. Se sai correre, sai quando andare a tutta e quando metterti a ruota. Allora, se invece non sai correre, prendi vento tutto il giorno e sei a tutta tutto il giorno e arrivi indietro lo stesso. Dipende molto dalla tattica e questo è il fascino del ciclismo, che i risultati non si fanno nei test, per fortuna, se no non sarebbe ciclismo. Ok, il test serve a dare un'identità, a capire chi ha dei numeri, ma per fortuna le gare sono un'altra cosa, per fortuna, se no io non avrei mai fatto il professionista se guardavo i test. Ok, allora, cosa si fa adesso? Usiamo la fatidica frase dialetto. Oh, basta ciacquare, attenti qua adesso. Allora, si fa un giro di pista di BMX, cosa vuol dire? Che è proprio il modello di prestazione e dopo vedete quelli strada, vediamo dopo se cambiate la vostra idea sul BMX, ok? Partiremo proprio dal cancelletto, da fermi, mettete un rapporto, io ad esempio metterò un 53-17, proprio dal cancelletto si fa 3, 2, 1, riders ready, watch the gate, 5 secondi a tutta, salto, fermi un secondo, 2, 5 secondi a tutta, salto, fermi, 5 secondi a tutta, salto, fermi,
e si continua così, ok? Lo si fa per 6 volte, durerà 45 secondi. Vediamo che casino riusciamo a fare, ok? La prima, provate a venirmi dietro, dopo ce ne sono altri due. Si apre il cancello della pista di BMX di Caiazzo, la pista da dove sono nato, la pista da dove è nata la passione, da dove è nato il concetto 360, e ha un significato incredibile, ok? Quindi io vi dirò, Riders Ready, Watch the Gate, lo dirà, 3, 2, 1, massima potenza, 5 secondi, salto, 5 secondi, ci fermo, 5 secondi, ci ferma, praticamente sono 6 volte 5 secondi a tutta, ok? Intervallate ogni 5 secondi da 2 secondi di pausa che equivalgono alla fase di salto o della parabolica. I BMX all'ascolto saranno contenti, i non BMX cambieranno la loro opinione e capiranno che non è uno sport così semplice quando si fa a livello agonistico, ok? Se siamo atleti a 360, io ho resistenza 5, resistenza da salita, con la spin bike metti una resistenza media, ok? Pronti? 6 volte 5 secondi. Ok, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Questa era di prova, Non importa, se non ti fermi con la spinning basta che allenti la pressione sui pedali. Adesso capite perché hanno il fiatone alla fine del giro di pista, Allora, mi piacerebbe essere nelle case, con la spin bike ci si fa male, vero Gabriele? Devi stringere di più e cambiare resistenza, ok? Con la spin bike è un casino, non dovete fermarvi, ma dovete solo dare più pressione nei 50 secondi, nei 5 secondi, scusate, e mollare quando faccio hop. Allora, so che è difficile, ma la prima era per farvi vedere. Si fa totalmente in zona 6, sì, per chi ha il misuratore di potenza. Non guardare cadenza quant'altro, fai la cadenza più alta che puoi, all'inizio forza e dopo diventa esplosiva e rapida, ok? E si va a toccare anche l'anaerobico, l'attacido nel finale. Quindi, avete visto come adesso, fate finta di essere cancelletto quando li vedete partire e non diventate matti se non riuscite a starmi dietro. Capiamo il significato della cosa. È praticamente 5 secondi a tutta, 2 secondi mollo, 5 secondi a tutta, 2 secondi mollo per 6 volte, ok? Usa in tutto, dura in tutto 45 secondi, ok? Se avete la spin bike, pedali ben agganciati, non andate fuori giri, mettete un rapporto abbastanza duro, se no il pedale vi portano dietro. Pronti? Seconda manche, vediamo chi passa in finale. Ok riders, random start. Riders ready, watch the gate. Mancano due.
L'ultima. Relax. Recupera. Facile, no, BMX? Cosa ne pensate? Pronuncia questa parola magica. Giovani. BMX. BMX. Giovani. 360, filosofia. Adesso tutti insieme. Pump track. BMX. Giovani. Multidisciplina. Giocare. Con testa. Apri la mente. Non fare solo strada. Non fare solo mountain bike. Fai pista. Fai tutte le discipline. Attenzione ai tecnici dei giovani. Non vuol dire fare tutto a tutta. Vuol dire dare più esperienze motorie possibili ai ragazzi. Senza finirli. Perché se li tagliamo a tutti è uguale. Ok, quanti sono passati in finale? 1400. Quindi pensate alla concentrazione che devono avere questi ragazzi quando saldano in rampa, quando sai che se quello di fianco ti ha messo una ruota, mezza ruota davanti, ti ha già distrutto psicologicamente. Pensate al rituale che devono avere questi ragazzi. Ti stai giocando il campionato mondiale, ti sei allenato tutto l'anno, hai 30-40 secondi per vincere, per finalizzare la preparazione di un anno. Pensa che focus devi avere per la BMX. Ok? Un insieme di componenti: forza massima, rapida, dinamica, esplosiva e coordinazione aerea. Quindi pronti, si parte, partenza e poi 6 volte. Ok? 6 volte. Grazie Fabio, BMX tutta la vita, sì, hai ragione. Ok, allora, pronti? Andiamo. Ultima manche e poi si esce su strada e per i ciclistofoli andremo, avrete farina per il vostro sacco. Pronti? Ok, riders? Ok, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Yeah! Salto! Hop! Salto, reso sei, via, hop. Salto, ne mancano 3, via, hop. 2, hop. Ultima. Pump track, pump track, BMX, ficcatevelo in testa, 9 km e basta. È ora che cambiate idea, abbiamo un'occasione unica. Quando mai ascoltavate un pelato che parlava? Quando mai? Cambiate il vostro modo di vedere il ciclismo. Ciclismo amatoriale dà da mangiare anche al sottoscritto. È importantissimo che ci sia e siete i miei eroi perché riuscite a ritagliarvi spazio tra un impegno e l'altro per uscire in bici. Ma ricordatevi che basta cambiare un attimino la mentalità e si può alimentare il mondo dei giovani. Ricordatevelo. Se avete voglia, io non vi chiedo niente in cambio di quello che sto facendo, vi chiedo andate a fare un giro a guardare questo. Ok? Il progetto più bello che mi sia capitato di fare. Guardate bene, fate lo screenshot, ok? Questo l'ho realizzato lavorando con gli amatori. Ho messo da parte un po' di soldi che ho fatto lavorando con gli amatori e li ho messi qua. Si può fare in qualsiasi realtà, ok? Lo fanno tanti altri professionisti, lo possiamo fare tutti. Quanti soldi spendete all'anno in biciclette? In gara, in gran fondo. Non ditemi che mettere un po' nei giovani non vi cambia qualcosa.
ho vinto tappe alla Vuelta, ho vinto tappe al Delfinato, ho vinto gare World Tour, ho vinto il campionato europeo BMX, ma nulla arriva vicino alla soddisfazione che ti dà lavorare con i giovani. Si può fare tutti e due, potete vincere la Gran Fondo e aiutare i giovani. Fatelo, fatelo. Non vi chiedo nulla in cambio, vi chiedo solo che cambiate sta mentalità, che è solo basata sull'io. Allargate la mente, come stiamo facendo qui. Ciclismo amatoriale a manetta, fa mangiare tutti in Italia, ma può alimentare il mondo dei giovani, ok? Dai. Bene, allora, adesso i ciclisti storici saranno stanchi di sentire questa cosa. Allora, cosa si fa? Da adesso in poi inizia la seconda parte, ok? Ed sarà tutta una gara fino alla fine. Si fa una salita dura, 5 minuti, salita durissima e poi si spiana, vediamo chi riesce a cambiare ritmo. Quindi salita durissima e poi pianura, come si va? Come in gara. Zona 4 piena, più forte che potete la fate. Molto semplice, salita durissima, si va a 60 pedalate, pronti, 6 minuti di adrenalina, prendi gli zuccheri e parti. E andiamo! Ritorniamo fuori, su strada. Pronti a salire in piedi? 3, 2, 1. Andiamo! Su! Hop! 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 Diamonti, esatto! Siamo a punta veleno! Hop! 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 Stai su! Stai su! Stai su! 1400! Fuori! Che si alzano! 5! Zona 4! 90% rispetto alla tua frequenza massimale. 8 su 10. Hop, 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 hop. 3, 2, 1. Mi siedo. Continuo. Scalo un rapporto se hai le bici da corsa. Una resistenza meno se hai la spin bike. Hop, 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 hop. 90 secondi di salita. Yes, work. Zona 4, 60. Tre minuti e mezzo. Pronti a scollinare. Pronti a prendere la discesa in testa. 3, 2, 1, su. Prendi la discesa in testa! Sempre zona 4 piena, ma in soglia 8 su 10. 20 secondi, sgomita! Aumenta! Aumenta! Mi siedo! Metti un rapporto più agile da pianura e tieni sempre la soglia, sempre il 90%, 92%. Mente più agile, grande. Sento 5 pedalate. Gira. Rilancia! Due minuti e mezzo. Tieni.
vedete zuccheri adesso? Perché andiamo fino alla fine a bomba, eh? Recupera, recupera tutto quello che hai. Cosa andiamo a fare adesso? Bene attenti, andiamo a sviluppare quello che manca a tutti quanti, non a tutti quanti, ma la maggior parte che si concentrano sempre via costanti. No, serve, ma non solo quello. Sul cambio di ritmo e cambio di fibre utilizzate, anche di metabolismi utilizzati, dovete immaginarvi 5 strappi durissimi alternati da discese ripidissime. Quindi partiamo da seduti a 70 pedalate, spingo tipo sullo zoncolan, tipo sul mortirolo, tipo su uno strappone delle Fiandre duro, mi siedo 70, mi alzo in piedi e poi sullo scollinare giù a bomba, e la differenza si fa in discesa, perché arrivano tutti in cima e poi in cima, come si dice in gergo, aprono le gambe i tuoi avversari. E invece è là che fai la differenza, il professionista lo sa, è sullo scollinare che fai la differenza. Quindi faremo 70 pedalate in questo modo, poi ci alziamo, 70, quando siamo in cima sullo scollinare, giù, 140. Fatta questa sessione di 5 strappi, cerchiamo di fare la differenza per 2 minuti e mezzo in pianura. Poi pausa e poi volata finale. Per cui se devi introdurre qualcosa, fallo adesso, perché poi qua si va fino alla fine. Pronti? Via! Attenzione, fulmini, saette, sta iniziando a piovere. Pronti con la furlanite. In 1400 siete arrivati fino a qui. Giochiamo il finale di gara. Andiamo a fare 20 minuti intensi di questo sabato. Perché resti qua? Molla! Non te l'ha ordinato nessuno. Perché resti qua? Hai la furlanite? Lo facciamo o no? Concentrati! Concentrati! 5 strappi, 5 discese e poi proviamo ad andare in fuga in pianura. Metti la marcia da salita. Zona 4, 90%, ancora 30 secondi così, pianura.
Insisti. Dai che si staccano. E niente, rientrano. Si staccano. Insisti. Rientrano, chi la dura, la vince. Per fare questo lavoro non si può fare con il rullo libero, eh. Se ne staccano altri, dai che non rientrano più, dai che non rientrano più. Andiamo per questa tipo gara! Ultimo strappo, poi pianura! Li abbiamo staccati, brucia, testa. Passato gli strappi, 2 minuti e mezzo per andare all'arrivo e poi non finisce, eh? 2 minuti e mezzo in pianura, proviamo a tenere i 60 all'ora, via! Vai in doppia, vai in doppia! Andiamo! Rotti! 2 minuti!
rallenta. Siamo rimasti in meno. 3 minuti e mezzo alla fine. Abbiamo fatto la selezione. 3 minuti e mezzo alla fine. 4 volate. Dobbiamo evitare cadute. Dobbiamo evitare frenate e alla fine scatenare tutto. Abbiamo fatto la selezione. Siamo rimasti solo in 1003 e andiamo a giocarci questo sabato pomeriggio. Studia l'avversario. Solo quando ti dico io devi andare a tutta, poi vai in recupero attivo. Sono 3 minuti e mezzo con 4 scatti alla fine. 3 scatti per salvare la posizione. Ultimo, lungo, per andare all'arrivo e vincere la volata. Non c'è cadenza, non c'è pedalata, non c'è resistenza. Quando io te lo dico, vai a bomba, così come ti viene, per i secondi che ti dico. Ok? C'è una caduta. Tutti vogliono vincere i 1300 che spingono. Ma io tra la difficoltà tengo, perché tra 5 secondi mi porto davanti nel gruppo. Prendi la posizione. 3, 2, 1, via! Guarda, stringi, stai là, appoggiati. Io voglio vincere. Stai là. Spazio. Tra me e l'arrivo nulla mi fermerà. Appoggiati, respirala, sentila, annusala. Rotonda, transenna, scintille sul marciapiede, salta, paura, caduta, ma siamo salvi, riportati davanti ancora, via! Recupera, siamo in 20ª posizione, non basta, dobbiamo andare in 10ª posizione per fare la volata, sgomita, stai là, spostati, vola, sta su, vola dai, vola, hop, hey, come on, ancora avanti, su, prendi la posizione, rotonda, curva, transenna, testa che striscia sulle transenne, tieni duro, ok, ci siamo, hai fatto la maggior parte del lavoro ma non è finita, manca la volata finale in cui dovete dare il 1000%, 1300 italiani che scatenano corrente, va! Now is the moment! Hai la posizione perfetta! Guarda l'arrivo! La senti! Il gusto di vittoria e ti piace! Perché sei un animale da vittoria! Pronti! Ultima volata! Ora 15 secondi, poi relax! Pronti per questo sabato! Volata! Scatena all'inferno! Go! Siete!
uno di voi. Ve l'ho detto che vi portavo l'arrivo. Te l'ho detto che ti portavo all'arrivo. Non ti lascio mai per strada. Ok? Fate un bello screenshot qui e guardate come il ciclismo amatoriale, i fondi che ho preso dal ciclismo amatoriale li ho messi qua. Si può fare, non è difficile. Basta solo cambiare mentalità, eh? Così sono contenti amatori, giovanissimi e tutti, ok? Cambiate mentalità, aprite la mente. Questo canale è nato per cambiare punto di vista sul ciclismo. E grazie a te ce la stiamo facendo. Grazie Stefano, grazie Alessandro. Grazie di essere, come disse Freud, dei pazzi. Grazie di essere come me, dei sognatori svegli. Grazie di rendere felici e grazie di ascoltare il bambino che è in voi o la bambina che è in voi. Ascoltatelo, ok? Quindi la passione, i gusti del bambino o la bambina che eravate con le conoscenze degli adulti che siamo. Profonda questa, filosofica. Ho preso un po' di qua e un po' di là. Ciao BMX Besnate, vedi là dietro, prima amore non si vede mai. Oggi abbiamo fatto un po' di cose anche per voi, no? Ok? Questo è il concetto 360. Ciclismo vissuto. Mi raccomando, invitate più gente possibile a mettere mi piace, non basta il segui. Dovete invitare il mondo a mettere mi piace. E ve lo spiego anche perché. Ve lo chiedo. Io sto facendo qualcosa per voi, vi chiedo di fare qualcosa voi per me. Perché ho bisogno di tutti sti mi piace? Mica perché devo fotografarmi le tette o perché devo fare queste robe qua. No, perché se io prendo tanti numeri riesco a fare tanti contenuti di qualità, perché hai visibilità. Ecco che allora quando vado a chiamare un personaggio, quando vado a chiamare delle persone, se questa pagina ha dei grossi numeri abbiamo una certa importanza. Ma se resta, tra virgolette, adesso non è piccola, ma la dobbiamo fare decuplicare. Ecco che riusciamo a bypassare quelle che sono anche i bug dell'informazione, vale a dire che in televisione non si può vedere tutto. Se voi riuscite a farmi crescere questa pagina, nasce una pagina nata, fatta da voi. Come ho visto ieri i contenuti, andiamo a vedere i contenuti che piacciono a voi, non quelli che vi impongono. Ecco perché ho bisogno di tutti sti like, non basta segui. Io ho bisogno che la facciate crescere a dismisura sta pagina, più mi piace possibile, perché questo mi permette di andare a chiamare personaggi e fare una qualità altissima di quello che poi posso darvi in maniera gratuita. Ecco perché mi servono tutti sti piace, mi piace. Non vi chiedo nulla, vi chiedo solo questo, dovete fare decollare la pagina, decuplicare rispetto a quello che è adesso. Grazie di cuore, io sarò qua finché ce ne sarà bisogno. Non vi abbandono, sono quello che si stacca con voi e vi porta all'arrivo. Che dire, vi voglio bene, grazie mille a tutti, ancora grazie a Claudio Licheri, promotore di questa iniziativa. Che dire, dovete mettete mi piace, diteglielo a tutti gli appassionati, ok? Grazie di cuore, grazie a più di 1500 cuori che hanno visto in diretta e grazie a quei 20.000 che vedranno in differita. Fatemi crescere sta pagina e riusciremo a far sempre di più. Grazie mille, vi voglio non bene di più. Domani pausa, ok? Se avete saltato qualche allenamento fatelo in differita e tenete la sequenza. Domani ancora pausa, ma vi metto lo stesso qualcosa. E Andrea, mettimi il Vicenza Calcio qua che segue sta pagina. Ma lascia stare Michele che lui fa il suo. Grazie mille, grazie Vittorio. Cos'è sabato? Scommetto che fate pizza, vero? Va bene, dai. Basta, io non vi dico più altro perché sono contento e questo è il vostro mondo. Io sono quello che ti porta a realizzare proprio il tuo potenziale. Prima esercizio, prima andare a letto, 1, 2, 3. E ricordate che il ciclismo non è solo bici da strada, amatori e giovani. Ciao Italia!